Bentornati a un nuovo video. Oggi siamo insieme per un video un po' fashion, ovvero si tratterà del classico video che vedrete da tanti mesi, quindi un try on haul di Shein, ovvero cosa ho scelto per la primavera estate, quindi nuova collezione. Vi farò vedere tutto quello che ho scelto, anche indossato ovviamente, ma prima di passare a Shein volevo innanzitutto ricordarvi di lasciare un like se il video vi piace e soprattutto di iscrivervi al canale e lasciarmi un commentino poi quando mi fate sapere appunto cosa preferite e cosa no. Ma prima di questo voglio parlarvi di uno shop online che mi hanno contattato e mi hanno fatto scegliere tre paia di scarpe. Non è uno shop come tutti del resto, come tutti quelli che ci sono, ma è uno shop molto particolare perché usa materiali riciclati anche dalla plastica e soprattutto crea delle calzature, quindi delle scarpe veramente super comode, super confortevoli, ma allo stesso tempo dando appunto priorità ai materiali utilizzati e anche dando ovviamente priorità all'ambiente. Quindi questa è una cosa che mi piace veramente tantissimo. Lo shop in questione si chiama Vivaia. Poi ovviamente vi lascerò tutti i link, tutte le cose, insomma, anche i link diretti delle scarpe, tutto giù nell'info box, quindi voi guardate sempre l'info box per quello. E vi arrivano praticamente in questa scatola, come possiamo vedere, ma guardate la cura dei dettagli. Queste si vede che costano, però sono rifinite nei minimi particolari, hanno una cura appunto dei dettagli, dei materiali utilizzati, dell'ambiente, insomma, dietro c'è una filosofia molto molto particolare. E come vi dicevo, guardate, vi arrivano in questo modo che io ho apprezzato veramente tantissimo. Purtroppo io ho scelto di tutte e tre il 38 perché solitamente quella è la mia misura. Ma vi consiglio assolutamente di scegliere un punto in più perché a me vanno precise o alcune proprio strettine. Allora, partiamo dal primo e anche qui, se ci fate caso, c'è un po' quello che vi dicevo prima. Eccolo qui. Ve lo lascio così, almeno potete vedere direttamente che appunto utilizzano materiali riciclati dalla plastica. Infatti dicono che per questo paio di ballerine hanno utilizzato 6 bottiglie di plastica, quindi pensate questa cosa, plastica che non va a finire nei nostri mari, nei nostri oceani, quindi assolutamente è un concetto che mi piace veramente tantissimo e che mi sento nel mio piccolo, insomma, di supportare. Allora, le ballerine che vi mostrerò sono veramente bellissime. Qui c'è, vedete, per farle stare in forma e non farle tipo deformare. La ballerina in questione che ho scelto io è questa, è questo blu bello acceso, mi piace veramente tantissimo. Hanno la sola, come potete vedere, in gomma, quindi bella spessa, e le ballerine sono queste. Mi piacciono veramente tantissimo, anche il colore è veramente bellissimo e super super sfruttabile anche con un jeans, con dei pantaloncini, insomma, un po' più carini, cioè veramente, perché no, anche con un vestitino, secondo il modello del vestitino, cioè si possono veramente sfruttare a pieno e soprattutto potete lavarle tranquillamente in lavatrice perché appunto il tessuto che hanno permette di essere lavato in lavatrice senza perdere né la colorazione né la forma e né nulla, quindi è una cosa veramente super, un plus che a mio avviso è una cosa molto molto importante. Questo appunto, vi dicevo, io ho scelto il 38, ma sono precise, quindi spero, magari portandolo un po', che cedono in modo da poterle indossare, perché veramente mi dispiacerebbe tanto non indossarle. Io ho anche un codice sconto che è Kina18, ma ve lo lascio scritto qui, e vi dà su tutto il sito lo sconto del 18% su qualsiasi modello voi scegliate, quindi non importa che dovete comprare queste qui, ma qualsiasi modello voi andate a comprare o a visionare, insomma, sappiate che avete il 18% di sconto, che non è male assolutamente. Queste qui, tra l'altro, hanno un modello
quello, si chiamano Aria 5 se non mi ricordo male, e sono diciamo tra i best seller del marchio. Queste ballerine hanno un cuscinetto in memory foam al 100% riciclato, che permette appunto al tallone, quando state tante ore in piedi e quindi magari camminate tante ore, permette appunto di riposare, quindi di adagiarsi su questo cuscinetto, e secondo me è una cosa super comoda e da non sottovalutare assolutamente, perché soprattutto le ballerine che sono raso terra, i talloni sono la prima causa di dolore assolutamente. Io tutte le volte ho questo problema. Quindi ci sono anche in altri colori, ovviamente non sono solo in azzurro, date un occhio al sito appunto e potete scegliere le varie colorazioni, ma adesso vi faccio vedere anche l'altro modello che ho scelto. Il colore che ho scelto io si chiama Pal Pink, e già questo penso che dice tutto. Queste sono le scarpe, guardate che sono belle, cioè sono veramente meravigliose e rievocano tantissimo, aspettate, levo tutte le varie cosine del caso, rievocano tantissimo dei modelli di brand molto più famosi e molto conosciuti, ci siamo capiti. Sono queste ballerine, guardate, bellissime, cioè sono tutte appunto rosa pastello con questi dettagli in avorio, sono veramente super rifinite nei minimi dettagli, come vi dicevo prima. Hanno anche loro la solatura in gomma bella spessa, e anche loro hanno la solettina che si può appunto cambiare tranquillamente, e questo spessore nel tallone come possiamo vedere, ma non hanno il cuscinetto in memory foam come le Aria 5. E questa è una cosa che mi sento di dirla, perché comunque insomma sono due modelli diversi assolutamente. Queste secondo me con un jeans, magari di quelli skinny un po' più stretti, e una blusa insomma tipo in chiffon anche di questo colore, cioè secondo me fa l'outfit in 2 secondi, ma allo stesso tempo è veramente molto carino e molto quasi appunto bon ton. Io le amo, cioè mi piacciono da morire. Anche queste sono un pochino strettina, il 38 purtroppo, però vediamo se appunto indossandole anche per casa magari cedono un pochino e riesco ad utilizzarle, perché veramente non sapete quanto mi dispiace non poterle indossare, perché sono veramente bellissime, ben fatte, cioè io le amo, non c'è niente da dire, proprio le amo, mi piacciono veramente tantissimo. Comunque anche di queste trovate il link sotto, così andate a vedere, perché ovviamente anche loro sono in altri colori, io ovviamente le ho scelte in rosa, ma lo sapete, è la mia passione, quindi non potevo non sceglierle in rosa. Andiamo all'ultimo paio. Queste invece sono le uniche che, anche se sono il 38, le posso usare, vedete la mia gioia infinita. E queste quando l'ho viste sul sito, cioè volevo morire, perché mi sono piaciute veramente tantissimo. Le immagino con anche qui un pantaloncino molto comodo, anche in jeans o di quelli appunto leggeri frufru come li chiamo io, un top d'estate, e queste, cioè che veramente sono la comodità in persona. Queste le ho indossate l'altro giorno in casa ovviamente, per vedere appunto come mi stavano e soprattutto se riuscivo a starci, e sono la comodità fatta scarpe, fatta sandali per meglio dire, e sto parlando di loro, cioè sono veramente semplici ma bellissimi, li trovo di un elegante e di un comodo, cioè che veramente sono le cose più comode che avete mai visto. Hanno questa solatura doppio colore in gomma, e poi hanno, ecco così forse si capisce meglio, qui il piede rimane scoperto, hanno questa fascia che trattiene assolutamente il piede, e poi le due fasce molto più piccole in due colori. Ditemi se non sono meravigliose, cioè per me saranno tipo la svolta quest'estate, sono la comodità in persona. Hanno poi tra l'altro anche qui il plantare, il tallone bello rialzato, quindi non fate fatica anche se ci state tante ore in piedi, e io le amo, cioè non c'è niente da dire, ma le amo. Questo rosa tipo barra corallo con questo avorio, cioè per me è l'accoppiata top.
Quindi vi invito assolutamente a dare un occhio al sito, perché hanno sì dei prezzi alti, però secondo me ne giustifica veramente la qualità, sia delle scarpe sia dei prodotti appunto utilizzati, dei materiali utilizzati. Ringrazio ovviamente Emily, la ragazza che mi ha contattato, perché non li conoscevo assolutamente prima di questa collaborazione, prima di leggere appunto la sua mail, e quindi assolutamente la ringrazio tantissimo. Ok, ci siamo, adesso passiamo a Shein. Sono veramente entusiasta perché questo video mi ha messo una carica, proprio mi ha messo di buon umore. Calcolate che sono tipo le 9 di sera, ma a me sembrano tipo le 8 di mattina, e vi ho detto tutto. Allora, ho qui la mia montagna di capi di Shein e passiamo appunto a vedere cosa ho scelto delle nuove collezioni primavera-estate. E ovviamente faccio una piccola premessa: anche di Shein il codice sconto è cambiato, non è più trucchina, ve lo lascio scritto qui perché cambiano ogni collaborazione, quindi non me lo ricordo più. E grazie a chi, so che tante di voi l'hanno utilizzato il mio codice, perché me lo scrivete anche su Instagram, quindi oppure mi scrivete appunto che volete il codice. E veramente grazie di cuore a chi ha scelto di usare tra i miliardi di codici sconto che ci sono proprio il mio. La cosa che appunto ci tenevo di dirvi è che se io ovviamente ho le collaborazioni è grazie a voi che avete acquistato appunto con il mio codice, quindi grazie. Era una piccola premessa, ma assolutamente doverosa. Comunque, andiamo subito ai capi che ho scelto. Allora, questa mi piace da morire. A parte, mi piacciono tutti e me lo sentirete dire. In particolare, questa blusa è una delle mie preferite, che assolutamente abbinerei tranquillamente alle ballerine, quelle rosa pastello che vi ho mostrato prima. Allora, la blusa è questa qui. Ha nel colletto questa sorta di... come posso dire, questa sorta di laccino che appunto poi si lega qui, ma tanto la vedrete meglio comunque indossata. Adesso ve la descrivo proprio brevemente perché poi la vedete. E il tessuto è tipo chiffon, appunto, come vi accennavo prima, alla manica con l'elastico polsino che cade poi in questo modo. Questa con un jeans io la trovo spettacolare, e comunque avete un outfit super glamour, ma allo stesso tempo molto easy e molto comodo. Questo è veramente un tessuto leggerissimo, si può usare tranquillamente adesso in primavera, nelle sere d'estate magari che ci vuole la manica lunga, tipo quando fa più freddo, però è un colore bellissimo, ma che ve lo dico a fare, lo sapete ormai. E niente, ve la lascio indossata qui. Maglietta che ho scelto, anche questa, preparatevi, perché unisce le mie due passioni principali, ovvero il rosa e le perle, ovviamente, perché mi conoscete, lo sapete, io posso mai scegliere qualcosa che non ha perline, perle, perline? No. Allora, questa è una semplice maglietta, quindi una semplice t-shirt fatta in cotone a costine, non so se si può notare, ma rimane praticamente a girocollo, quindi fatta in questo modo, con tutte queste perline ovviamente davanti, e poi ha la manica invece a farfalla, quindi fatta appunto tipo arricciata e fatta in questo modo. Rimane un po' più lunga, più lunghetta della vita, ma questa, se l'acquistate, tenete conto che veste veramente niente, quindi va preso almeno due taglie in più. Nel mio caso è stato così, perché confrontando con i centimetri che c'erano scritti per le taglie non mi trovavo, quindi per non sbagliarmi ho scelto due taglie in più. Infatti di questo ho preso una 3XL, che praticamente non ho mai preso niente in vita mia di tutto ciò, però questa qui appunto veste un po' più aderente e soprattutto veste pochissimo. La lascio indossata qui. Ok, adesso
entriamo proprio nel vivo del super estivo caldo afa 40 gradi, come mi vesto, quindi assolutamente cose super leggere, frufru come dico io, e vedrete diverse cose, diversi colori, diverse opzioni. Allora, la prima che vi mostro è questa tutina che quando mi è arrivata e quando l'ho vista sul sito era veramente, sono impazzita perché mi piaceva da morire, come se fosse una semplice canotta, quindi bianca il sopra, quindi molto semplice, con questi bottoni, poi in vita, stringe un po' in vita come potete vedere perché ha l'elastico, poi rimangono i pantaloncini super morbidi e leggeri, fatti appunto con questo rosa cipria e queste roselline. È una tutina veramente che, non lo so, potete indossarla per qualsiasi occasione, con dei sandali, col tacco, con dei sandali bassi, per uscire, per un aperitivo, per un giro insomma veloce, diciamo che si può usare, si presta veramente a tanti look o a tanti outfit appunto in modo diverso, a tante occasioni. E poi ha questo laccino che si può appunto scegliere di fare il fiocco in vita oppure lasciarlo semplicemente così e non indossarlo. Andiamo adesso a un colore che mi piace da morire per l'estate, sapete che sono i miei colori preferiti insieme al rosa, ma lo sapete perché comunque chi mi segue sa che io ho la passione appunto per il rosa in tutte le sue sfumature, il verde menta e il celeste barra azzurro in tutte le sue declinazioni, quindi lo sapete ormai benissimo, e ovviamente anche questo non fa eccezione. Quindi ho scelto di prendere questo vestitino che quando l'ho visto anche qui sull'app, insomma sul sito, me ne sono innamorata subito. Questo è un po' più particolare, anche se è molto molto semplice. La particolarità è che questo si può mettere appunto sia con le maniche abbassate in questo modo, sia con le maniche così. Ha questo corpetto che stringe, rimane proprio molto aderente e stretto, va diciamo a valorizzare anche se uno ha un seno insomma un po' più importante come nel mio caso. E poi alla fine invece cade semplicissimo, quindi morbido dalla vita in giù, e finisce con questo volant, sì, molto semplicemente con questo volant e questa fantasia in trama Vichy, quindi a quadrettini, con questo mood alla francese dico io, quindi è veramente bellissimo, cioè io quando l'ho visto me ne sono innamorata. Il colore vedo che è molto molto fedele, questo proprio una sorta di indaco, ecco, io lo definirei più che celeste, insomma in varie sfumature lo definirei appunto indaco, ma mi piace veramente tantissimo. Tra l'altro costa veramente niente, quindi andate a dare un occhio anche a Shein perché ha delle cose veramente stupendi, e ve lo lascio indossato qui. Tema quadrettini, stampa Vichy, tema appunto francese, e anche questo vestitino non fa eccezione ed è appunto fatto così. Allora, cerco di farvi capire com'è fatto. Ok, questo è il suo laccetto da legare appunto in questo modo qui sul collo, insomma. Poi vabbè, adesso io lo levo. Questa sorta qui va a prendere appunto il seno, è come se fosse una fascia, vedete, tipo di un bikini, per reggere appunto il seno. Poi ha questa sorta di increspatura come l'altro, però molto più piccola qui sotto il seno, quindi tra il seno e la vita, e poi cade tutto largo come quello e con lo stesso volante. Quello si vede benissimo, il colore è totalmente diverso, sono due colori che non c'entrano niente, e più questo sul turchese e bianco, cioè veramente bellissimo. È un cotone di quelli super leggero che per l'estate è vita, non è acrilico assolutamente perché io non lo sopporto. L'ultimo completo che vi mostro è un set spezzato a due pezzi, ma qui devo dire che allora, l'ho scelto perché mi piaceva da morire, mi piaceva la fantasia e tutto, ma non sono sicura una volta provato di uscirci, o meglio, mi spiego, forse potrei utilizzare il pantaloncino, ma la parte sopra non lo so, vediamo. Comunque
Ve lo mostro giusto per farvi capire di cosa stiamo parlando, e anche perché è bellissimo e magari alcune di voi possono prendere spunto tranquillamente. Allora, ha questa parte qui sopra con l'elastico, quindi rimane bella stretta, bella aderente, ma come potete vedere il toppino è super super corto. Ora, lo shorts a cui è abbinato è a vita alta, quindi non rimane tanta pancia scoperta, però io mi sento un po' così, e quindi non so onestamente se le indosserò così oppure se indosserò le cose molto separate. Manica a tre quarti che rimane appunto con questo voilà, è una fantasia molto simile a quelle che fa sempre Zara in estate, primavera estate, è pieno di queste fantasie insomma. E poi questi sono gli shorts, hanno l'elastico appunto in vita e poi finiscono come le maniche, quindi molto lente e larghe con questo voilà. È un tessuto super super leggero, ma non è assolutamente anche qui acrilico, quindi non ci sudate tranquillamente, anzi è un tessuto super morbido di quelli appunto freschi. L'abbinamento mi piace molto, però io credo che lo spezzerò perché così non mi sento proprio a mio agio, ecco, mettiamolo in questo modo. Ve lo lascio indossato qui e poi magari mi fate sapere voi cosa ne pensate, ecco, il vostro sincero punto di vista. Arrivati a fine video, questo era tutto il mio try on haul sia di scarpe che di vestiti. Ovviamente grazie per aver visto il video, fatemi sapere cosa ne pensate. Vi lascio tutto scritto nell'info box con tutti i codici sconto e tutti i link. Un bacione, ciao!